Svensson dunque fa entrare Milda, probabilmente al posto di Schwarz. Ecco, proprio Schwarz butta il pallone in fallo laterale, ma il sacrificato è Tern. Viene richiamato quindi Tern, che ha giocato in condizioni fisiche non ottimali. Il capitano della Svezia abbandona il campo ed è sostituito da Håkan Mild, il centrocampista del Servette. Il primo cambio della partita dopo 4 minuti di gioco nel corso del secondo tempo. Rimessa in gioco intanto di Oettinger su Chapuisat. Chapuisat ha superato Kabark. Chapuisat in area di rigore, azione importante per la Svizzera. Non ci arriva Grassi. Sutter vola, Ravelli e mette il pallone in calcio d'angolo. Svizzera vicinissima al gol del vantaggio al quarto minuto della ripresa. Rivediamo lo sconto di Chapuisat che ha superato Kabark, il cross il quale non arriva di testa Grassi. Poi c'è la conclusione di Alan Sutter in sedi girate, il salvataggio in angolo di Thomas Ravelli a fil di palo. Perfida la conclusione del giocatore del Bayern proprio a fil di palo, ma Ravelli, portiere d'esperienza, c'è arrivato. Calcio d'angolo intanto battuto da Chapuisat, sforza, ributta il pallone al centro, colpo di testa ancora di Yakin, protegge Kamark, l'uscita di Ravelli. Intanto rivediamo da altra angolazione il brillante spunto di Chapuisat che in corsa si è bevuto Kamark, suo cross, il tentativo di Grassi e poi la semigirata di Alan Sutter deviata in angolo da Ravelli. Ritroviamo le immagini in diretta con Sforza che ha lanciato Chapuisat. Chapuisat sta entrando in area di rigore, è pronto Grassi a ricevere il passaggio, Pierre Claude allontana. Palla recuperata per la Svizzera da Alan Sutter, rostrocrociati scatenati in questa fase d'apertura del secondo tempo e c'è un fallo che è stato commesso da Brolin che si scusa ai danni di Alan Sutter, quindi calcio di punizione per la Svizzera, accordato dall'inglese David Elray. Ecco il calcio di punizione che sta per essere battuto da Chapuisat. Due giocatori della Svezia in barriera, area di rigore scandinava affollatissima. La finta di Tüller, Tüller che poi è servito da Chapuisat, parte il cross, Grassi di testa, Dalin sforza, potrebbe tentare la conclusione, ribatte Dalin, Oettinger, gli addosso ancora Dalin, Oettinger a scivolone, Roland Nilsson ancora Dalin, grande lotta ai limiti dell'area di rigore svedese, pressing, furibondo dei rossocrociati, fallo di Dalin ai danni di Alan Sutter e sarà ammonito anche Dalin. Cartoncino giallo anche per l'attaccante svedese del Borussia Mönchengladbach, secondo ammonito della partita dopo Blomqvist. Ecco l'intervento falloso di Dalin ai danni di Alan Sutter, quindi due giocatori svedesi ammoniti, da prima Blomqvist nel primo tempo ed ora Dalin. Oettinger, pallone alzato in area di rigore per Grassi che tenta di servire Kerr, allontanamento di Kamarka, Dalin preceduto da Yakin, poi un inserimento ancora di Kerr, lo scatto di Sforza, l'uscita di Ravelli protetto dal centrale Patrick Anderson. La partita si accende, rossocrociati all'offensiva sin dalle battute iniziali del secondo tempo e svedesi costretti a difendersi come lo erano stati i rossocrociati nella prima parte. Copione quindi rovesciato nella ripresa rispetto al primo tempo. Intanto Yakin ha dato la palla a Sforza, il passaggio verso Grassi preceduto da Björklund, pallone a Blomqvist il quale tenta di rinvenire Orel, Dalin, rimpallo favorevole ai nostri su Geiger, Yakin, Orel e c'è stato un fallo commesso in zona di centrocampo dagli svedesi, quindi calcio di punizione accordato alla Svizzera. Geiger ha già battuto su Oettinger, avanza ancora Oettinger, lo scambio con Orel, sono i due giocatori che hanno costruito l'azione del pareggio. Ancora Orel un po' spintonato da Blomqvist, il centro di Orel, Chapuisat tenta di liberarsi, scivola, peccato. L'azione comunque continua, Oettinger bravissimo, butta il pallone sotto porta, la palla attraverso l'area di rigore, non la può catturare Alan Sutter, va fuori dall'altra parte, va il pubblico del Vancouver, si sta entusiasmando. Svizzera brillante in questa fase d'apertura del secondo tempo e più volte vicino al gol del vantaggio. Abbiamo intanto rivisto al rallentatore un intervento del pittoresco Thomas Ravelli, mentre c'è rimessa laterale in favore degli svedesi effettuata da Brolin. Brolin in direzione di Roland Nilsson, palla buttata nuovamente fuori dagli svedesi che sembrano meno coordinati e Tommy Svensson se ne sta preoccupando rispetto alla prima parte. Svizzera ancora in avanti intanto con Sforza, affrontato da Dalin, Kenneth Anderson, il recupero di Kerr, la palla Geiger e quindi Oettinger bravissimo nelle ultime battute, qui la palla è buttata in fallo laterale da Blomqvist, ancora Oettinger,
si propone Yakin, arriva Orel, ha ricevuto Chapuisat, ancora Chapuisat, sembra giocare con maggior decisione nel secondo tempo, Chapuisat limite della parte, il tiro, palo, palo di Chapuisat su tiro che probabilmente è stato anche corretto, clamoroso. Al nono minuto di gioco del secondo tempo la Svizzera con Chapuisat ha colpito il palo, un montante che pareggia quello colto contro questa stessa porta da Dalin. Al 27esimo del primo tempo rivediamo il tiro di Chapuisat, la palla in effetti è stata deviata in caduta da parte di Patrick Anderson ed è poi stata ribattuta dal palo, dal basso forse per comprendere meglio al super rallentatore, il tiro effettivamente deviato da Patrick Anderson di Chapuisat che si stampa sul palo a ravelli battuto. Sempre 1-1 quindi il risultato, e Svizzera che sta attaccando ora con grande convinzione. Oettinger sembra di ritrovare la miglior Svizzera vista l'opera nelle qualificazioni del mondiale, ancora Ciriaco Sforza sulla sinistra per Sutter, Sutter che sta entrando in area di rigore, alza il pallone, Ravelli blocca, ostacolato da Chapuisat con palla sotto la traversa, scrosciano gli applausi dei 24.000 spettatori del Vandorf, i rossocrociati stanno riconquistando il pubblico elvetico. Allontanamento di Ravelli, colpo di testa di Yakin, c'è stato un fallo di Yakin ai danni di Dalin, quindi riprenderemo con un calcio di punizione a centrocampo, l'arbitro sta appunto richiamando Blomqvist che stava effettuando la rimessa in gioco, primo piano intanto di Yakin e calcio di punizione che sarà battuto da Schwarz. Brillante prova del debuttante Yakin, debuttante per modo di dire perché Yakin aveva già giocato l'amichevole di Sion contro gli Emirati Arabi Uniti, due sue conclusioni pericolosissime nei primi minuti della ripresa. Intanto la punizione di Schwarz per la Svezia, il centrocampista svedese dell'Arsenal perde un po' di tempo, subisce la sua razione di fischi, poi Sutter allontana, sforbiciata di Sforza al centrocampo Björklund, pallone ribattuto lungo verso Geiger che precede Dalin, è intervenuto Schwarz, Schwarz disturbato da Sforza, da Orel, fallo, fallo di Sforza ai danni di Schwarz e quindi altra punizione in favore degli svedesi. Inizio di ripresa quindi tambureggiante dei rossocrociati, l'episodio più significativo è il palo colpito da Chapuisat qualche minuto fa, Camarchi intanto per Schwarz, alle prese con Yakin, pallone ricevuto da Roland Nilsson, buono l'intervento su Kenneth Anderson di Ciriaco Sforza, recupero svedese con Thomas Brolin, avanti il giocatore del Parma, serve pericolosamente Dalin che rimette in mezzo, Brolin non riesce a concludere per l'efficace intervento di disturbo di Yakin. Altra azione pericolosissima in contropiede degli svedesi con il tandem Brolin-Dalin. La palla nel frattempo è giunta di nuovo dalle parti di Ravelli, partita che mantiene nella ripresa le promesse del primo tempo. Roland Nilsson, il lancio lungo in profondità, il colpo di testa è stato di Anderson a contatto con Herr, Brolin, attenzione, ancora Brolin che tira improvvisamente in porta, non trova il quadro della porta di Pascolo. Quadrato ancora Murat Yakin, accanto a lui Brolin, i due sono stati spesso protagonisti nel secondo tempo. È il 12esimo della ripresa. Pascolo ha già provveduto a rinviare la palla. Patrick Anderson di testa, Kenneth Anderson, Oettinger. Pallone servito con calma Herr e quindi sul fianco sinistro Pascal Tüller. Sutter ha sfiorato soltanto la palla. Allontanamento di Nilsson. Svezia che costruisce in mezzo al campo con Schwarz, Dalin, il tocco brillante di Dalin per Kenneth Anderson che ha tentato di far ripartire il giocatore di colore, la palla è stata recuperata dalla difesa rosso-crociata. Allen Sutter, ancora Allen Sutter, lo scambio con Sforza, collabora anche Yakin, Yakin alle prese con il nuovo venuto Mild che finora si è visto poco. Non è portato avanti nuovamente da Sforza, scambiato con Yakin. Appoggio all'indietro per Tüller. Sforza ancora. Tüller. Sequenza di passaggi in zona di centrocampo. Attenti agli svedesi, difesa rossocrociata molto alta. Il contropiede degli Scandinavi è sempre pericolosissimo per la velocità di Brolin, di Dalin, di Kenneth Anderson, ai quali dà spesso una mano anche Blomqvist. Camarca, Camarca rilancia su Kenneth Anderson, Kenneth Anderson ha incrociato Yakin, Björklund, Blomqvist che se la vede con Oettinger,
arriva anche Mild, pronto a ricevere il passaggio, ecco Mild in azione, lo scambio all'indietro con Schwarz, attenti Blomqvist, allontanamento di Oettinger, provvidenziale per la nostra difesa, di parte Yakin. La Svizzera si è levata d'impaccio in modo elegante grazie all'esperienza di Oettinger, e qui Yakin applaudito, serve Christophe Aurel. Il lancio di Aurel è per Chapuisat, palla colpita di testa dalla difesa, Allen Sutter sul colpo di testa di sforza, tira Sutter, la palla è stata deviata, l'azione non è finita e c'è un fuorigioco di Chapuisat mentre Sutter protesta nei confronti del signor Avray per un presunto mani di un giocatore svedese. Vediamo, possiamo capire quel che è successo dal basso, no? Qui è la finezza di poco fa di Dalin che ha destabilizzato Geiger, poi però la palla è stata recuperata dalla difesa rosso crociata. Ecco quel che è successo, il tiro di Sutter, un pallone forse deviato, va in modo involontario dal numero 3 Patrick Anderson e poi era in fuorigioco, almeno il giudizio del guardalinee e Chapuisat. Blomqvist attenti al contropiede degli svedesi, passaggio in mezzo, Kerr, il pallone è pericolosamente ancora al limite dell'area di rigore, Schwarz, fuori gioco di Brolin. Fuori gioco di Brolin sul passaggio di Kenneth Anderson dalla lunetta, situazione ancora una volta estremamente pericolosa, possiamo rivedere, sì, il netto fuorigioco di Brolin sul passaggio di Kenneth Anderson. C'era forse un giocatore sulla sinistra che teneva in gioco lo svedese, ma ci è sembrato che al momento del passaggio di Kenneth Anderson, sia pure di poco, Brolin fosse oltre lo stesso. Comunque un fuorigioco abbastanza millimetrico che il guardalinee ha giudicato a nostro favore. E viene avanti ancora la Svizzera con Allen Sutter. Lo scambio al limite dell'area di rigore in direzione di Sforza Aurel. Palla ribattuta ancora dalla difesa scandinava che si è fatta nettamente meno sicura che nel primo tempo. Perdono più palloni gli svedesi rispetto alla prima parte, anche perché giocano in modo più determinato i rosso crociati. Riceve Kamark dal centrale Patrick Anderson. Il lancio a cercare il solito Dalin, colpetto verso Blomqvist, Kenneth Anderson. Ancora Kenneth Anderson che lancia in area di rigore Dalin e gol. 2-1 per la Svezia, rete stupenda di Dalin sul passaggio di Kenneth Anderson. Stavolta dobbiamo accettare la splendida azione degli svedesi che al quarto d'ora di gioco nel secondo tempo, con Dalin su assist di Kenneth Anderson, vanno sul 2-1. Ecco il tocco stupendo di Kenneth Anderson per Dalin, che stavolta al cospetto di Marco Pascolo non sbaglia come nel primo tempo e ottiene il gol che riporta in vantaggio la Svezia. Svizzera 1, Svezia 2, il raddoppio di Dalin sul passaggio di Kenneth Anderson, autore del primo gol. Ancora una volta la formazione rossocrociata si è fatta cogliere un po' alla sprovvista da questo assist, peraltro molto bello, a beneficio di Dalin da parte di Kenneth Anderson. Sentiamo Zanolari. Mats e Subiaz si stanno preparando. Sauk, uno dei vice di Hodgson, ha indicato che Türkilmaz e Subiaz devono prepararsi, dunque lo svizzero tenterà probabilmente il tutto per tutto fra poco, magari togliendo un centrocampista e mettendo una punta in più. Vedremo quali saranno, grazie Zanolari, le decisioni di Hodgson. Ecco Nestor Subiaz e Kubilai Türkilmaz, mentre poco fa c'è stata una conclusione alta dalla destra di Aurel. Peccato, la Svizzera aveva impressionato bene nel corso del primo quarto d'ora della ripresa, c'è stato il palo colpito da Chapuisat, ma poi la risposta elegante e ficcante degli svedesi che con la combinazione Kenneth Anderson-Dalin sono andati in gol per la seconda volta, Svizzera 1, Svezia 2. Sono crociati costretti di nuovo a inseguire Oettinger, Björklund che ha preceduto Grassi offside. Calcio di punizione ancora in favore della Svizzera, lo sta per battere Geiger. Non devo intervenire. Ecco, Zanolari può intervenire se vuoi. Invitato a prepararsi anche Silvestra, altra decisione della panchina, dunque Subiaz, grazie a Silvestra. Bene, intanto avanza Tüller, parte il cross in area di rigore e la palla in rete! Palla in rete, Aurel, ma probabilmente si tratta di autogol. Rivediamo al 18esimo l'episodio che riporta in parità la Svizzera. Da sinistra Tüller, Aurel sta per intervenire, il pallone è toccato da Blomqvist che infila il proprio portiere, autogol di Blomqvist, quindi la Svizzera ritrova la parità 2-2 dopo il punto di Dalin sul passaggio di Kenneth Anderson. Rivediamo la fluidificazione di Tüller, il cross e nel tentativo di disimpegnare tocca alle spalle di Thomas Ravelli, numero 7 Blomqvist.
Svizzera 2, Svezia 2. Vediamo meglio dal basso la deviazione netta con la gamba del numero 7 che taglia fuori il proprio portiere. Quindi abbiamo una nuova situazione di parità ripristinata dai rossocrociati grazie a questa autorete di Blomqvist su centro dalla sinistra di Pascal Tuller. Ora vedremo in funzione del pareggio rossocrociato quali saranno le decisioni di Hodgson, che ha invitato a prepararsi su Piazza Turkilmazza e Silvestra. Ecco il nostro tandem tecnico Hodgson e Engel, mentre ci apprestiamo a seguire un calcio di punizione a circa 25 metri dalla porta di Pascolo, battuto da Schwarz, la parata di Pascolo che non trattiene, arriva Dalin, poi un centro ancora di Blomqvist, altro brivido per la nostra porta, Pascolo non ha trattenuto mentre c'è in fuori gioco Dalin, la conclusione di Schwarz e per poco gli svedesi non riuscivano ancora a superarci. Acciaccato Dalin, è stato contrastato duramente da Oettinger nella circostanza. Anche in questa opportunità siamo stati abbastanza fortunati, ecco la parata difettosa di Pascolo sul tiro forse deviato dalla barriera di Schwarz. Dalin è bene appostato, tenta di intervenire, poi si scontrerà con Oettinger. Vediamo la punizione di Schwarz, è stata verosimilmente deviata da Jakin, la deviazione del portiere e poi l'intervento di Oettinger su Dalin che si lascia cadere. 2-2, non sembrano terminate le emozioni di questa partita. Ora c'è una punizione per la Svezia per fallo contesto su Schwarz, sforza, punizione già battuta, Brolin, il lancio a cercare ancora Dalin, allontanamento di Geiger, pallone in fallo laterale, continua davvero a soffrire la nostra difesa sulle accelerazioni degli imprevedibili svedesi, soprattutto quando a promuoverle è l'estroso Martin Dalin, vero protagonista di questa partita. Intanto la rimessa in gioco su Pascolo di Oettinger, siamo al 21esimo della ripresa, Svizzera 2, Svezia 2 al Vanquart di Berna, Schapuisa, sempre pericoloso a contatto con la difesa svedese, Roland Nilsson, pallone nella raggio d'azione di Dalin e di Kerr, Dalin ha sovrastato Kerr che è in ritardo, non c'è fallo, dice l'inglese El Rey, protesta Dalin, forse la trattenuta di Kerr era in ritardo nei confronti di Dalin c'è stata. Comunque si continua, attenti a Schapuisa, passaggio per Alan Zucker che è disturbato al limite dell'area di rigore, anche stavolta per l'arbitro non c'è fallo, Brolin in avanti gli svedesi. Oettinger, pallone controllato dal difensore del Newcastle, un servizio su Ciriaco, sforza, alle prese con Hakanmild, sforza sulla destra, molto bene per lo smarcato Orel, Orel alle prese con Kamark, vediamo se riesce a operare il traversone, e invece un retropassaggio per Oettinger, quindi Jakin che potrebbe tentare la pozza, preferisce allargare su Sutter, contrastato da Nilsson. Arriva anche Brolin, Sutter ancora, potrebbe tentare il tiro, Sutter parte il tiro, para con difficoltà Ravelli che stava già per lasciarsi sfuggire il pallone fra le gambe. Altra opportunità quindi per la Svizzera ad andare sul 3-2 con questa azione insistita di Alan Sutter. Vedete la sua conclusione al limite dell'area di rigore e la parata di certo non irreprensibile di Thomas Ravelli. 24.000 spettatori, il tutto esaurito, confermato intanto dallo speaker del Vankdorf, mentre è pronto a entrare Turkilmazza, Blomqvist scatta fortunatamente per noi sorpreso dal guardaline in fuorigioco. Sono davvero un pericolo costante, mentre li vediamo Turkilmazza pronto a entrare in campo. Gli svedesi quando agiscono di rimessa, la nostra difesa viene costantemente superata. Herr che ha ricevuto da Geiger, è rientrato Sforza, ancora Herr. Intanto Turkilmazza si è già tolto la giacca della tuta, poi vedremo in campo l'attaccante del Galatasaray, Oettinger, Jakin, pallone lavorato da Schwarz, Oettinger precede il tentativo di inserimento in fascia di Blomqvist e dà la palla applaudito a Aurelio. Servizio per Grassi, ha intercettato Cavarte, ancora Dalin, Blomqvist, svedesi in avanti, ancora Dalin, allontanamento a scivolone di Kerr, Orel dopo un intervento di Jakin, Oettinger, Orel, si Zanolari, esce Grassi,
Dunque uscirà Marco Grassi ed entrerà Türkilmaz. In pratica Hodgson fa quello che tutti pensavano facesse all'inizio della partita. Esce Marco Grassi, che era stato preferito a Kubilai Türkilmaz sin dall'avvio, e al suo posto con il numero 14 entra Kubilai Türkilmaz. È un ritorno in nazionale dopo oltre un anno per Kubilai Türkilmaz, che aveva giocato l'ultima partita contro l'Estonia. Applaudito, Marco Grassi torna in panchina. È stato protagonista di qualche spunto interessante Marco Grassi, ma ha avuto il compito difficile contro la munitissima difesa degli svedesi. Gli dobbiamo riconoscere l'ottimo assist a Ciriaco Sforza nel primo tempo per quel tiro finito fuori d'un soffio a fil di palo. Quindi Türkilmaz per Grassi nelle file della Svizzera. Attenti però con Hakan Lild alla minaccia che gli svedesi procurano sulla sinistra, dove ha agganciato Blomqvist. Blomqvist, Brolin. Brolin ancora, Blomqvist, Kenneth Anderson. Pallone alzato sotto porta per Brolin, colpo di testa del giocatore del Parma e palla fuori di pochissimo. Ancora una volta pericolosissimi gli svedesi con Thomas Brolin, mentre siamo su Marco Grassi in panchina. Vediamo il cross di Kenneth Anderson e colpo di testa di Brolin che anticipa Oettinger. La palla è fuori di un niente. 25esimo minuto del secondo tempo, al Vanktor Svizzera 2, Svezia 2. Jakin per Herr, ancora Allen Sutter, Herr, Chapuisat. Pallone in mezzo, intervento di Camark. E palla che è andata a spegnersi in fallo laterale. Intanto si stanno preparando anche alcuni giocatori di riserva della panchina svedese, e fra questi Larsson, che gioca nel Feyenoord, un giocatore che abbiamo spesso visto anche ai mondiali. Attenti a Tüller, che mette il pallone in mezzo, colpo di testa di Björklund. Sforza, attenta alla volée, palla che è stata ribattuta, Oettinger, azione insistita degli svizzeri che continua. Allontanamento di testa da parte di Anderson, Schwarz, allontanamento di Camark, e Dalin stava per prendere di filata ancora una volta Kerr, ma stavolta la nostra difesa è riuscita a tamponare. Allen Sutter, Sutter, parte il tiro dalla lunga distanza, palla alta, per poco Allen Sutter non sorprendeva Thomas Ravelli un po' distratto. La palla è terminata sul fondo oltre la traversa di pochissimo, possiamo rivedere, seguito da Hakan Mild, Allen Sutter che libera il sinistro e il pallone che transita sul fondo oltre la traversa. Siamo al 26esimo minuto del secondo tempo, Ravelli si accinge al traversone direttamente dal fondo, lo fa sulla sinistra imbeccando Kenneth Anderson, però è preceduto da Sforza, Geiger, Jakin. È il retropassaggio direttamente al portiere Pascolo. Ecco i giocatori di riserva della Svezia e avete visto anche Silvestra e Subiat, che a loro volta continuano i loro esercizi di riscaldamento. Orelli intanto ha controllato male, Björklund per Camark. Il lancio del laterale sinistro per Dalin, sul quale ora opera Geiger. Tocco in fascia per Blomqvist, sul quale è prontamente rinvenuto Oettinger. Oettinger contro Blomqvist. Blomqvist, pallone in mezzo, attenti a colpo di testa di Nilsson. Bandieramento del guardaline. C'era situazione di offside, quindi avremo calcio di punizione in favore della Svizzera. Vediamo l'azione sul centro da sinistra di Blomqvist. Poi la posizione di offside di Dalin, oltre l'ultimo dei nostri difensori che era Kerr. Immagini di nuovo in diretta dopo il calcio di punizione battuto per la Svizzera. Björklund, Schwarz, affrontato da Jakin. Sempre Schwarz. Blomqvist, molto attivo nelle ultime battute sulla corsia di sinistra. Dalin, Camark, ritorna Türkilmaz. Schwarz, palla ribattuta da Oettinger. Jakin, Sforza contro Björklund. Chapuisat lascia sfilare la palla per Sforza che ha anticipato. Poi Kenneth Anderson, preceduto da Herr, Sutter, Tüller, Türkilmaz, colpo di testa di Patrick Anderson. E c'è un'infrazione che è stata commessa da Türkilmaz, di punizione per la Svezia. Sulla palla Roland Nilsson, ma sarà il portiere Ravelli a battere. Ecco i giocatori di riserva della formazione svedese, riconoscete in particolare
Larsson. Posizione battuta intanto da Ravelli. Occhio al cronometro, siamo ormai alla mezz'ora nel corso del secondo tempo. Allontanamento di Otti che di colpo di testa di Chapuisat. Pallone giocato da Ciriaco Sforza. In mezzo, molto bene per Chapuisat. Potrebbe dare a Sutter. Sutter sta entrando in area di rigore, parte il tiro. Peccato, conclusione alta di Sutter sul passaggio di Chapuisat da buonissima posizione. Applausi per Alen Sutter che nella circostanza forse ha calciato con troppa precipitazione. E palla che è andata sul fondo da ottima posizione per concludere. Dal fondo Ravelli che finge intanto al tiro di disimpegno. Il colpo di testa di Sforza a precedere Mild. Pallone poi recuperato dalla difesa svedese Björklund. Kamark tenta di intervenire Orell. Dalin contrastato da Jakin. Schwarz inseguito da Orell, sempre Schwarz. Poi la palla è intercettata da Jakin, riparte la Svizzera. Sutter, ancora Sutter, appoggio verso Orell. Orell inseguito da Blomqvist, retropassaggio ad Oettinger. Sutter disimpegna bene la Svizzera. Sforza, Jakin. Quindi Oettinger ci si avvicina intanto all'area di rigore degli scandinavi. Pallone alzato da Oettinger per Turkilmaz, sfera allontanata dalla difesa. Fallo di Jakin ai danni di Dalin. Quindi calcio di punizione in favore della Svezia. Messo a terra Martin Dalin, grande protagonista della partita. Ha segnato il gol del momentaneo 2-1 per gli svedesi. Aveva colpito un palo nel primo tempo. Ed ecco qui intanto un'infrazione commessa da Alen Sutter ai danni del giocatore avversario. Kühler dopo un rimando della nostra difesa. Pallone lanciato in fascia per Chapuisat preceduto da Anderson. Mild, ancora Mild, rinviene Sforza, riceve Brolin. Brolin ancora per Dalin. Air in lunetta, butta il pallone a metà campo. Sutter, buon disimpegno della nostra difesa. Orell, riviene Blomqvist, spintona Orell, vantaggio, dice giustamente l'arbitro. Il servizio di Orell per Oettinger. Oettinger contro Blomqvist. Geiger, Alen Sutter, ostacolato da Mild. Servizio per Chapuisat. Allontanamento di Patrick Anderson, poi è scivolato Brolin, c'è il fallo giudicato tale dall'arbitro di Alen Sutter che non sembra molto d'accordo. Calcio di punizione ancora in favore degli ospiti. Vediamo Chapuisat che interviene sulla palla, poi colpisce anche Brolin. L'arbitro ha dato il calcio di punizione agli svedesi, ma torniamo solleciti in diretta perché la Svizzera avanza con Oettinger. Kenneth Anderson, azione proseguita da Sforza, ancora Oettinger, buono Kühler che anticipa Brolin e poi si propone in avanti, sempre Kühler, lo scambio per Chapuisat che si gira e conclude sul fondo. Azione importante per la Svizzera con Chapuisat servito da Kühler nell'occasione. Uno Chapuisat particolarmente determinato stasera, non sempre così quando veste la maglia rossa crociata. Ma stasera anche il giocatore del Borussia di Dortmund sente questa partita allo stesso livello degli impegni della Bundesliga. 32 intanto minuti di gioco nel secondo tempo. Il colpo di testa è stato di Kenneth Anderson, vigila stavolta anticipando Dalin Geiger. La palla a campanile, intervento di Nilsson su Sutter, rimessa in gioco di Tüller per la Svizzera. Intanto c'è ancora la possibilità di mandare in campo un giocatore di riserva da una parte e dall'altra. La Svizzera è uscito Grassi poco fa, è entrato Turkilmaz. Turkilmaz preceduto dal colpo di testa di Björklund, diventato suo avversario. Kenneth Anderson, Blomqvist, questi è Schwarz. Dall'altra parte del campo Roland Nilsson. L'assist di Roland Nilsson in profondità, attenti al colpo di testa di Kenneth Anderson. Orell in ritardo, lo ha preceduto nettamente Brolin, ancora Brolin, Kenneth Anderson. Brolin sta entrando in area di rigore ma la situazione è irregolare. L'arbitro ha intravisto un'irregolarità, un offside verosimilmente, quindi punizione per la Svizzera. Ma anche in questa circostanza abbiamo avuto un'ulteriore dimostrazione
e la facilità con la quale gli svedesi, quando decidono, superano la nostra retroguardia. Tanto che l'arbitro ha verosimilmente pulito, più che il fuorigioco di Brolin, il fallo di Bano. Purkilmaz.